Buonasera e benvenuti a questa puntata di conversazione sulla fotografia che voglio dedicare a tutti i volontari che stanno lavorando in maniera egregia anche per tentare in qualche modo di sconfiggere il Covid. E questa puntata è una puntata che in qualche modo mette a fuoco, a nudo, quelle che saranno le profonde contraddizioni anche nell'uso della stessa fotografia e soprattutto quali saranno le matrici originarie con le quali la fotografia poi diventerà partner sostanziale e primaria nella descrizione non solo dei fatti ma anche del mondo, quindi come utilizzo, soprattutto nel fotogiornalismo. Però prima di questo dobbiamo individuare alcune significative esperienze che hanno in qualche modo caratterizzato il nuovo filone della ricerca sociale e artistica e soprattutto cominceremo a parlare dei movimenti fotografici americani. L'America naturalmente si getta a capofitto su questa nuova forma d'arte, anche perché non è una nazione giovane, non ha dei presupposti culturali e scopre nella fotografia un modo eccellente per poter in qualche modo far vedere e in qualche modo apprezzare questi paesaggi, queste storie sconfinate. Bene, nei movimenti fotografici importanti dell'inizio del Novecento, uno che ha estrema importanza è quello voluto dal fotografo Alfred Stieglitz, è stato uno dei maggiori esponenti di questi movimenti di punta. E Stieglitz è importante perché poi si connette col tessuto connettivo della cultura contemporanea e soprattutto cerca nuovi spazi espositivi proprio per far conoscere agli americani quelle che erano le proposte artistiche dell'Europa. Ma in Europa, proprio casa nostra, cerchiamo di capire quello che sta succedendo. Intanto assistiamo in Italia alla nascita del futurismo, movimento d'avanguardia artistico fondato da Tommaso Marinetti con Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Luigi Severini, Carlo Carrà e Luigi Russolo. Però lo statuto Foundation Manifest Futurisme appare, guarda un po', in Francia nel 20 di febbraio del 1909 sulle Figaro, e a questo movimento si unirono dei fotografi. E chi sono? Sono i fratelli Bragaglia. Ecco, vediamo dietro di noi una cosa incredibile dei fratelli Bragaglia. I fratelli Bragaglia sono Anton Giulio, Carlo Ludovico e Arturo, che sono interessati alle moderne ricerche tecnologiche prendendo spunto dal cardiologo, fisiologo e inventore Étienne Jules Marie del 1830-1904, che è un po' stato il pioniere del cinema. Ha usato un fucile cronografico di sua invenzione, caricato con pellicola a carta sensibilizzata, e fotografa le varie fasi del movimento. Ai fratelli Bragaglia interessava descrivere il movimento degli stati d'animo utilizzando anche lo sfocato, il mosso, il ripetersi delle duplicazioni dei soggetti rappresentati. E nel 1911 i fratelli Anton Giulio e Arturo Bragaglia teorizzano in un saggio con 16 immagini, fotodinamica futurista, il concetto di fotografia dinamica. Io e mio fratello Arturo non siamo fotografi, non vogliamo realizzare una rivoluzione per un progresso di fotografia, per purificarla, nobilitarla e elevarla a livello d'arte. Quindi in realtà se qualcuno parla d'arte, no, parla di fotografia dinamico-futurista. E la fotografia dei fratelli Bragaglia, ecco, vediamo proprio questa immagine, fu contestata da Balla e da Boccioni
E solo nel 1930 Marinetti e Tato, Guglielmo Sansoni, la inseriscono a pieno titolo e a pieno diritto nel manifesto futurista. In Europa si sta sviluppando un nuovo concetto d'arte, fuori un po' dai canoni classici della tradizione, dell'accademia, aperto un po' a tutti, e nasce insomma la secessione artistica, dove si afferma che artisti si diventa e non si nasce. Non tutti coloro che adottarono un nuovo stile furono secessionisti, ma il movimento si estese in tante nazioni europee, a Monaco, naturalmente, a Vienna, a Berlino, e fu il periodo in linea col periodo dell'Art Nouveau, del Liberty, il modernismo in architettura. Ma andiamo avanti invece a cercare di capire un po' quelli che sono stati i grandi protagonisti della stagione di fotografia. Adesso passiamo a un grande americano, quello che mentre scorrono le immagini quasi salutiere dei fratelli Bragaglia, arriviamo a uno che di fotografia ha fatto tante cose, ne sa tante, Edward Steichen lo presenta, è Alfred Stieglitz. Qui vediamo di Alfred Stieglitz la moglie, che è una grande pittrice, Georgia O'Keeffe. Alfred Stieglitz fu probabilmente influenzato dalla secessione di Berlino, quella del 1898, e insieme a Fred Hollanday nel 1902 fondarono questo movimento Photo Secession, sostenendo che in realtà questo movimento significa una secessione dall'idea comune di quello che si costituisce, di quello che è la fotografia. E nel 1903 uscì il primo numero della rivista Camera Work, da lui fondata, è bellissima questa immagine, e su consiglio, dicevo prima, di Edward Steichen, nel 1905 aprì a New York la famosa Galleria 291 al 50th Avenue. Bene, come gallerista Stieglitz portò, ecco qui una bellissima immagine di Stieglitz e la dolcezza che trapela dal suo sguardo, portò come gallerista l'attenzione degli americani, del pubblico americano, artisti importantissimi come Picasso, Matisse, Rodin, mentre nel 1913 presentò alcune nuove fotografie per una fotografia documentaria e coinvolgente. Adesso ci fermiamo un attimo su questa immagine, che è tra le 100 fotografie più conosciute e più apprezzate al mondo, ed è una fotografia fatta da Stieglitz in occasione di quello che era lo sbarco degli immigrati. E a proposito di questa fotografia, che si chiama Storage, il ponte di terza classe, Stieglitz sostiene: ho visto un'immagine difforme e sotteso a questa il sentimento che avevo della vita. E quindi Stieglitz considerava la fotografia una scorciatoia che passava da ideali estetici a quelli emotivi attraverso la sintesi del mezzo meccanico. Ecco, pensiamo per esempio anche allo Stieglitz dei caldi e sensuali ritratti della moglie, che dicevamo prima, la pittrice Georgia O'Keeffe, e al paradosso degli equivalents. Equivalents sono delle porzioni di nuvole. A proposito degli equivalents, mi ricordo che io stavo per motivi diversi in Svizzera e vengo per tutta una serie di motivi attratto dal Museo di Fotografia svizzero. Per caso, per puro fortuito caso, il direttore aveva un mio libro e mi dice: ho una sorpresa incredibile per lei, e mi fa entrare in una stanza e mi fa vedere gli equivalents, no, di Stieglitz, che erano passati dal New York in Svizzera proprio per una mostra importante. Beh, io ero
fuori di testa e la prima cosa che ho fatto, volevo toccarle, prendere possesso, padronirmi di queste incredibili fotografie e ho sentito comunque l'impegno, l'idea di Stiglitz attraverso queste immagini. Bene, a proposito di queste fotografie, lui dice, l'equivalence, ho voluto fotografare le nuvole per scoprire ciò che avevo appreso in 40 anni di fotografia. Attraverso le nuvole volevo riportare sulla carta la mia filosofia di vita. Mostrare le mie fotografie non era dovuto al contenuto, ai soggetti, agli alberi, ai visi, agli interni, né ai doni particolari di altre. Gli equivalent sono nuvole. Le nuvole sono lì per tutte e sono libere. Andiamo avanti adesso con l'immagine di Stiglitz e chiudiamo questa puntata con un'immagine bellissima di Stiglitz con la moglie. La moglie Giorgio Kiefer, fu sempre Stiglitz che nella Galleria 291 organizzò poi la mostra di Paul Strand, uno dei massimi esponenti della fotografia pura, una fotografia diretta priva di orpelli fotografici, e ricordiamo che Zabattini invitò Paul Strand nel 1955 a dipingere un po' a suo modo, in termini realistici, la nostra Italia, realizzando poi quel meraviglioso libro che è Un paese, un reportage sulla città di Luzzara in Reggio Emilia, ripreso poi nel 1975 da Gianni Berengo Guardini. Alla prossima!